Allora, Babbo Natale ha risposto finalmente, il video quello è caricato, la Befana ovviamente non passa per... Oh, salve! Non vi avevo visto entrare, prego, prego, accomodatevi in questo mio stupendo cottage che è totalmente mio, non lo sto occupando abusivamente. Comunque, come va? Avete passato buone feste? Io... Sì. Comunque oggi buoni propositi per il 2021, sperando che non sia uguale al 2020. Tanto prima non uscivo lo stesso, quindi... Comunque sono qui nel mio cottage e stavo preparando appunto un video, insomma, per il nuovo anno, tutti quanti i progetti, mi stavo scrivendo un po' di cose, facevo tabelle per cose che poi vedremo questo nuovo 2021. Ed erano i miei buoni propositi questi per il 2021, per il canale soprattutto. Perché per la vita privata non ne faccio più da quando andavo a scuola alle medie, che mi dicevano: quali sono i tuoi buoni propositi? Studiare di più. Che poi non lo facevo comunque, quindi alla fine mi sono reso conto che era inutile. Perché se tu fai dei buoni propositi ma non ti metti di impegno, i buoni propositi è inutile farli. Quindi quest'anno torno a fare i buoni propositi dopo... Dunque, era il 2005, facciamo... Che non li ho fatti più dal 2004, forse, quindi sono un bel 16 anni, più di 16 anni. Quindi... Rieccoci. Devo dire che questo 2020 però non è stato un anno, insomma, per quanto riguarda il mondo del web, è andato piuttosto bene. Volevo fare qualcosina di più, magari con le live. Ma ci arriviamo presto al tema live. E magari caricare qualche video che non ho caricato. Perché voi dovete sapere che lo youtuber, questo è per quanto riguarda me, però si applica un po' a tutti, non carica tutti i video che crea. Magari lo cancella, non lo pubblica per niente, magari si accorge che neanche con l'editing può salvarlo e quindi non gli piace proprio e lo butta. E succede anche a me. Io quest'anno avrò cancellato una cosa come 7-8 video che mentre stavo registrando mi sono accorto che non andava proprio e quindi l'ho dovuti cancellare. Quindi non è che uno youtuber pubblica sempre tutto quello che registra. Ma è quello che voglio fare invece. Quest'anno non ho pubblicato tanti video che mi rendevo conto che non andavano bene, ma questo 2021 voglio farlo. Voglio pubblicare tutto quello che mi passa per la mente, anche fa schifo, non mi interessa, voglio pubblicarlo e voglio pubblicare di più, nel senso che voglio fare tutte le reaction che non ho fatto quest'anno, ad esempio Pokémon Twilight Wings, perché non l'ho fatta? Potevo farla, ma non l'ho fatta. E quella e infatti me ne sto pentendo. Potevo fare la reaction a Sephiroth di Smash, ma non l'ho fatta e me ne sto pentendo. Ma non tanto perché avrebbe portato visual, cosa che non avrebbe comunque fatto, ma perché non l'ho fatta. Proprio è questo il punto che mi dà fastidio, di non averla fatta. Quindi per il prossimo anno, 2021, aspettatevi di tutto come video. Aspettatevi qualsiasi cosa, qualsiasi reaction, qualsiasi trailer, qualsiasi gameplay, qualsiasi cosa mi piaccia, perché deve piacermi in primis, io la porterò. Mentre per quanto riguarda un argomento con il quale non riesco mai a fare pace, le live. Allora, le live continueranno a uscire qui su YouTube, visto che su Twitch non posso farle visto lo scarso seguito che ho lì. Io ho pubblicato un paio di post, seguitemi su Twitch perché potrei passare lì 30 follower. Se mi metto a fare la live siamo in due, io e quello che guarda. Se nel caso ci sia qualcuno a guardare la live. Quindi continuerò a farle su YouTube che ho tra le 20 e 50, le 50 visual a live e sono tantissime per un canale come il mio. E porterò una serie che mi state chiedendo, non so per quale motivo, da tantissimo tempo di riportare, Yo-Kai Watch. Ora, Yo-Kai Watch mi piace Puni, mi piace il primo, il 2, il 3, quando uscirà il quarto, mi piace in toto, però non capisco perché mi continuate a tartassarmi con porta Yo-Kai Watch. Allora lo porto in live, porterò il primo Yo-Kai Watch fino al terzo, e poi quando uscirà il quarto farò un bel gameplay. E poi dopo, quando uscirà il quarto, farò un bel gameplay. E dopo magari si farà qualcosa, qualcosina in live.
Quindi per iniziare, per riniziare, Yokai Watch, tutta la serie in live, 2 volte a settimana. Ora, a volte mi risulta anche difficile fare una live a settimana, però stavolta mi ci voglio mettere di impegno, almeno 2 live a settimana. Poi una volta finito, ovviamente inizio con Yokai Watch, ho detto, ma poi spazieremo a tanti altri titoli, ammesso che riesca a farle. E mi ci voglio mettere di impegno, farò una tabella ovviamente di settimana in settimana e nel caso io debba all'ultimo rimandare una live non la cancello ma la recupero magari un'ora più tarda oppure un altro giorno. Insomma, voglio mettermi di impegno e rispettare quando faccio un programma perché se no è inutile fare un programma. Certo, gli imprevisti ci sono e me ne sono capitati tantissimo quest'anno, ad esempio quando dovevo fare la live di Blaster l'ho dovuta rimandare 2 o 3 volte se non sbaglio per problemi privati, ma alla fine l'ho fatta, quindi questa volta che sia un'ora più tardi oppure un giorno dopo la recupero comunque la live, voglio mettermi davvero di impegno. Quando si inizia però con le live? Penso verso febbraio, farò comunque sia le tabelle, le pubblicherò su Instagram e nella sezione community di YouTube. Se voi andate sul mio canale e scorrete c'è la sezione community. Per quanto riguarda il resto, beh, perdere finalmente questi chili che... Allora, il peso è una cosa un po' strana. Perché io sono fatto male, no? Il dottore mi ha detto, Andre, tu perdi peso, ma non cambi. E gli ho fatto, perché? Mi fa lui, boh. Io gli faccio, cambio dottore. Per dire, cioè, perché non si riesce a trovare un motivo per il quale perdo peso, ma i progressi sono minimi, cioè si vede pochissimo. Quindi cercherò, insomma, di mettermi di punta e perdere questi chili che, insomma, devo perdere. Basta, credo, perché principalmente la mia principale preoccupazione ora è il canale. Sembrerà strano dire, ma come Andre, ti preoccupi solo del canale? Sì, ragazzi, io l'unica vera preoccupazione, se vogliamo chiamarla così, è il canale. Che non è poi una vera preoccupazione, ma non lo so. Il canale non è quello che mi dà sostentamento per vivere, ma è l'unica cosa che veramente mi preme riuscire a portare a livelli qualitativamente più alti. Però devo mettermi di impegno io in primis, altrimenti. Perché sì, buoni propositi, ma devi rispettarli, devi metterti di impegno, perché non è un desiderio. Non è quando butti la monetina o passa una stella con me e dici, ah, desidero che accada questo. Non accadrà mai, però devi anche metterti l'impegno, perché se no non riuscirai mai a raggiungere l'obiettivo. Anche se con YouTube dovresti anche beccare l'algoritmo che ti spara quel video in particolare. Però non è facile. A me YouTube ha aiutato con Yokai Watch e con Inazuma Eleven. Il problema è che le persone continuano a chiedermi solo Yokai Watch e Inazuma Eleven. Ho portato 2 progetti inerenti, uno su Yokai Watch che mi avete bocciato e ha attirato un'utenza di Minus Abens, quindi evitiamo. Mentre quello di Inazuma Eleven, il Inazuma Frontier, non era male, ma sono io che sono troppo pigro e spero di riuscire a portarlo a termine questo 2021. Però non ne sono tanto sicuro. Comunque, niente, questi erano i miei buoni propositi per il 2021. Bisogna mettersi di impegno per realizzarli. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me in questo cottage. Se ha funzionato il green screen, se non ha funzionato perché le luci fanno quello che gli pare. Eravamo nel mio studio pieno di spazzatura da portare via. E da mettere un po', insomma, in ordine. Bene, io vi ringrazio e ci vediamo nel 2021 carichi a pallettoni. Bye bye.